Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se invece è la prima volta che mi vedete, piacere, io sono Vanessa. Bentornati nella rubrica di Una tazza di tè con Vanessa, che per chi non lo sapesse è nuovo su questi schermi, è una rubrica nella quale io ogni tot mi faccio una tazza di tè, mi siedo qua con voi e parliamo delle cose più disparate, condivido alcune riflessioni, alcuni pensieri e spesso e volentieri in realtà vi chiedo su Instagram di lasciarmi delle tematiche di cui parlare oppure di farmi delle domande, come ad esempio appunto il video di oggi che è a tema sentimenti, relazioni, amicizie. Sarà un video penso piuttosto personale. Sono un tipo di persona in realtà che ama tenere per sé certe cose, nel senso che non mi vedrete mai esporre troppo di me sui social, piuttosto magari quando capita faccio delle storie per gli amici stretti, per le persone che mi conoscono qui nella vita, diciamo, però sì, diciamo, mi piace condividere, ma sono anche abbastanza riservata, quindi per me è strano fare questo tipo di video e so che questo video sarà piuttosto personale perché ho già letto un po' di domande, anche se non me le ricordo tutte, quindi vedremo. Premessa, ho un mal di gola della vita, lo sentite, sono raffreddata da qualche giorno, niente Covid, ho preso solo freddo, però vabbè, questa è la mia voce. Questa tazza di tè con Vanessa è la cosa più fake che vedrete sul mio canale, perché questo è cappuccino che mi sono appena fatto. C'è pure la tazza con scritto I love coffee, quindi più che una tazza di tè con Vanessa è un cappuccino con Vanessa, che ultimamente bevo a litri perché hanno riaperto i bar finalmente. E siamo in zona gialla, quindi si può tornare a far colazione nei bar, bere il caffè nei bar, che è una cosa che io adoro. È una sorta di piccolo rito per me. Sperando di essere a fuoco, perché ho provato a mettermi a fuoco da sola, non so se ci sono riuscita, inizio a leggere le domande che mi avete lasciato. Come superare una rottura? Conosceresti mai una persona nuova in questo periodo storico? Allora, come superare una rottura? Non lo so, è una domanda che ha tantissime risposte, perché penso che per ognuno di noi sia diverso, ci vorrebbe tipo un manuale. Io non sono brava in queste cose, non le supero bene. Nella vita non ho avuto tante relazioni e ogni volta che è finita con qualcuno ero io ad aver preso, diciamo, le redini della situazione. Diciamo che sono sempre stata più abituata a lasciare che a essere lasciata, e ogni volta in cui ho lasciato qualcuno avevo sia dei motivi per farlo, sapevo che insomma fosse la decisione più saggia, e nonostante questo ho patito come un cane ugualmente. Io penso che le rotture siano una cosa veramente difficile. A volte no, c'è da dire che ci sono persone che magari scelgono proprio di comune accordo di chiuderla perché non ha più senso, perché non ci si trova più bene e riescono a viverla tranquillamente, relativamente, ok? Per me è sempre stato un lutto, cioè non lo so, è sempre stata un po' come una piccola delusione e non lo so. Forse perché io ho sempre creduto tanto nel vero amore, sono un po' romantica io devo dire, però ho sempre pensato che se c'è l'amore c'è la volontà di aggiustare le cose e non c'è bisogno di mettere la parola fine. E quindi ogni volta in cui invece c'è stato il bisogno di mettere la parola fine l'ho vista proprio come, ah, anche questa volta non era l'amore che credevo. E non lo so, io la vivo male, ti dico, quindi come superare una rottura non saprei, nel senso, ti posso dire le cose che a me aiutano, cioè hanno aiutato in passato quando mi è capitato. Gli amici, assolutamente. Di solito vivo una prima fase di qualche giorno in cui ho bisogno di stare da sola, piangere la mia vita e mangiare gelato, guardare serie TV, guardare i miei film preferiti e ascoltare musica. E quindi ho bisogno di sfogare tutta l'amarezza, tutta la tristezza. Poi inizio a dire ok, respira, va tutto bene, e anche a guardare un po' quei lati positivi, no? Io sono una persona che è stata molto spesso impegnata con qualcuno sentimentalmente, quindi non ho mai avuto tanto tempo per stare da sola, e quindi ho imparato ogni volta che, cioè quando è capitato di chiudere una relazione, a guardare anche quel lato e a dire ok, non sei più con quella persona, però hai del tempo per te stessa, per conoscerti meglio, per fare le cose che ti piacciono, per fare introspezione. E devo dire che questo è un pensiero che mi ha sempre aiutato molto,
E in particolare nell'ultima fase della mia vita, negli ultimi 2 anni, ho avuto molto bisogno di sentirmi slegata e libera. Strano, eh? Perché io non ho mai considerato l'amore e le relazioni come una gabbia, ma negli ultimi 2 anni, dal 2019 più o meno in qua, ho iniziato a sentire il bisogno di essere libera e slegata da tutto e da tutti. Poi sono tornata in me, però ho avuto proprio una fase così, quindi pensare a quello mi ha aiutato. E gli amici, cioè cerca l'amore nelle persone che hai, nella tua famiglia, nei tuoi fratelli, nelle tue sorelle, nei tuoi amici, perché aiuta tanto. Io ci sono state tante volte in cui mi sono sentita proprio giù, ho pensato, cioè perché poi io mi faccio anche un sacco di autocritica, forse troppa, e mi dico, però io avrei potuto fare questo, avrei potuto fare l'altro, avrei potuto salvare questa cosa. E invece non è così, cioè molto spesso se una relazione finisce è perché deve finire. Se no non si arriverebbe neanche a considerare l'idea. E in questo hanno avuto un ruolo importante appunto i miei parenti, cioè la mia famiglia e i miei amici, che quando ero particolarmente giù mi ricordavano, no? In particolare voglio citare una frase di una delle mie più care amiche, Asia, ormai la conoscete meglio di me, che in un momento di sconforto totale eravamo sedute nel centro storico quest'estate, io avevo la mia birra in mano ed ero proprio giù. E lei mi ha detto: Vanessa, sei tu l'ultima fetta di torta, ricordatelo. E questa frase mi è rimasta qua, impressa nella mente e nel cuore. Invece, per quanto riguarda il conosceresti mai una persona nuova in questo periodo storico, no. Ma allora, il punto è questo: che intanto sono fidanzata felicemente, quindi non ho bisogno di conoscere nessuno di nuovo. Però, anche se non lo fossi. Non sono mai stata il tipo di persona che decideva di conoscere qualcuno, cioè non ho mai cercato l'incontro, ecco, con qualcuno. Non ho mai cercato, tra virgolette, forzatamente di incontrare o di conoscere qualcuno. Nei momenti in cui sono stata sola, mi sono sempre detta ok, sono da sola. E ogni mia relazione è iniziata inaspettatamente. Cioè, proprio dal nulla conosci questa persona, o comunque una persona che conoscevi già, come con Giulia ad esempio, e semplicemente è nato tutto da sé. Ed è la cosa che più mi piace dell'amore, credo. Cioè, almeno nel mio caso, appunto. Non l'ho mai cercato, è sempre stato lui a trovare me. Però, sì, in questo periodo storico in particolare, poi a maggior ragione non mi impegnerei a conoscere qualcuno di nuovo perché ho bisogno di viverle le persone, faccio molta fatica. Cioè non sono per niente il tipo di persona da relazione a distanza, ad esempio. Ho bisogno di poter vedere una persona, frequentarla, sentirla, parlarci, passeggiarci, dormirci insieme. Cioè, mi pesa adesso che il mio ragazzo comunque lo posso vedere, magari non spessissimo, però ci vediamo. Figuriamoci, conoscere qualcuno di nuovo da zero, aiuto. Tu come vivi le amicizie? Come riconosci che hai un amico vero? Come costruisci le amicizie? Allora, io sono la persona che incarna, credo, il motto meglio pochi ma buoni. Non ho così tanti amici, cioè ho un po' di amici, però non ne ho tantissimi, non sono quel tipo di persona che ha l'imbarazzo della scelta quando boh, vuole uscire con qualcuno, quando vuole organizzare, quando si potevano organizzare le feste. Sono una persona piuttosto introversa e al contempo, appena mi dai il via, appena prendo quel briciolo di confidenza che mi serve, divento pazza, estroversa, super, e faccio amicizia così, poi chiacchiero tanto, quindi insomma è una cosa che mi piace e mi piace costruire un'amicizia, però mi piace ancora di più quando l'ho già costruita, cioè non so come dire. Sono molto più brava a mantenere un'amicizia piuttosto che a mettere i primi mattoncini, perché comunque sono piuttosto, appunto, come ho detto, introversa e timida cioè le prime volte, diciamo, quindi ho sempre magari un po' l'ansia di disturbare una persona, che quella persona poi non mi trovi così interessante, boh. Però anche lì devo dire che le mie amicizie si sono sempre costruite abbastanza naturalmente, cioè senza quasi che io me ne accorgessi, e poi improvvisamente, boom, sono super amica con questa persona che ho conosciuto tot tempo fa e non pensavo saremmo diventate così tanto amiche. E questa è una cosa che mi piace tantissimo. E come riconosco che ho un amico vero o un'amica vera? Penso che si senta e basta, cioè io lo sento e lo vedo nei momenti di difficoltà. Perché quando stai male è molto facile sentirti dire quello che vuoi sentirti dire, cioè è molto facile andare da una persona, vedere che sta male e dirle quello che vuole sentirsi dire.
Ma l'amicizia non è questo, cioè non è solo questo, è anche nel momento in cui una persona sta facendo delle cose e tu vuoi darle contro, tra virgolette, nel senso che non sei d'accordo, non avere paura di dirglielo, parlarne serenamente, ma per il suo bene. E questa è una cosa che ho riconosciuto in molte persone e che mi ha fatto sempre assolutamente dare per certa la fiducia in queste persone. Quindi è senz'altro questo, il modo in cui le persone si comportano con te quando sei in difficoltà, ma anche il modo in cui si comportano con te quando sei felice, hai raggiunto degli obiettivi. Perché un amico vero è la persona che riesce a essere proprio felice genuinamente con te di quello che sei riuscito a ottenere. Quindi sono molto fortunata, devo dire, perché io ne ho di persone così nella mia vita. Questo ask sarà immenso, me lo sento perché sto parlando tantissimo. Secondo te come può durare una relazione nel tempo? Credi nell'amore vero? Come può durare una relazione nel tempo? Io credo che la chiave sia parlare, la comunicazione, perché i primi tempi è sempre facile, siamo innamoratissimi, questa persona è la persona della vita, non ha difetti, è perfetto, non puzza mai, insomma, così. Ed è bellissima quella fase, per carità, però il bello arriva dopo, nel senso che quando conosci tanto 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 bene una persona, come se fosse te, e hai visto anche le sue parti brutte che magari non ti piacciono tanto, ecco, allora lì entra in gioco la comunicazione, secondo me. Cioè, per mantenere la relazione viva e portarla avanti, secondo me serve proprio parlare sinceramente ed essere disposti a limare i propri spigoli, chi più chi meno, però io faccio un passo verso di te, tu lo fai verso di me. Poi ci sono quelle questioni che, tra virgolette, rischiano di rendere inconciliabile una coppia. Esempio che a me ha sempre fatto super paura, infatti sono sempre stata una persona che metteva molto le mani avanti sulla questione, il fatto di voler avere una famiglia o meno un domani. Se una persona vuole assolutamente avere figli, una persona non ne vuole, quello è brutto, perché anche è brutto anche dover limare questo spigolo, perché se una persona li vuole non è giusto che rinunci, e se l'altra persona non li vuole non è giusto che li abbia, perché, oh mio Dio, attenzione, perché poi non diventa un genitore, che magari non è il caso. Quindi, esempio, questa mi sembra una cosa molto difficile da aggiustare, però per tutto il resto secondo me si può parlare tranquillamente di ogni cosa, e appunto se c'è l'amore e c'è la forza di volontà si va avanti. Il resto secondo me sono scuse, e lo dico anche per me, cioè nel senso, io anche so che se certe cose nelle mie relazioni non hanno funzionato, ho dovuto chiudere, era perché non c'era abbastanza volontà da parte dell'altra persona, ma anche da parte mia. E se credo nell'amore vero, sì, sì, un sacco. Cioè, non è facile vederlo, però, cioè, alcune coppie ne sono la dimostrazione. È molto raro, più che altro, e non do per scontato di trovarlo. Cioè, no, aspettate, sono molto propositiva. Adesso comunque sono in una relazione e io ritengo che sia amore vero. Dico che la vita ti porta davanti a tante cose. In passato anche ho creduto di trovare l'amore vero e non era sempre quello. Quindi, insomma, è molto raro. Però spero tanto di averlo trovato, di trovarlo. Spero di poterlo vivere anche io, ecco. 18 anni e non ho ancora dato il mio primo bacio. Beh, buon per te, nel senso. Non c'è niente di male, cioè questa cosa del primo bacio, un po' come la prima volta, che se non arriva entro un tot iniziano tutti a preoccuparsi. No, cioè, assolutamente. Vivitela serenamente, quando sarà il momento lo capirai, quando troverai la persona giusta a cui vorrei dare il tuo primo bacio lo capirai, lo farai, sarà bello, sereno, tranquillo e non sarai a guardare la tua età. E anche io avevo, quando ero più piccolina, sui 16-17 anni, avevo paura di questa cosa, dicevo ma il tempo stringe, cioè nel senso stringe, poi in realtà non era vero, però tutti magari i miei compagni, amici si erano già approcciati a questo tipo di cose, io no. E mi ricordo tipo con una mia amica che mi facevo spiegare tutte le cose del caso. Oh mamma mia, che ricordi? Viviti il tuo tempo. Ecco, c'è questa frase che mi piace sempre e mi piace sempre ripetermela nei momenti di sconforto: non sei in anticipo e non sei in ritardo, sei nel tuo tempo.
c'è anche lui ora. Hai mai avuto dubbi sulla tua sessualità? No, questa è una domanda alla quale posso rispondere proprio con certezza. No, non ho mai avuto dubbi. Mi ricordo che c'era tutto un periodo tra le medie e le superiori in cui tutte mettevano in discussione la propria sessualità e si chiedevano, ma potrebbero piacermi i ragazzi, le ragazze? Io non ho mai avuto questa cosa, non me lo sono mai neanche domandato, perché ho sempre avuto dei gusti molto precisi, sicuri. Non ho mai provato attrazione verso le ragazze, ho sempre provato attrazione verso i ragazzi, quindi direi che sono etero. E in tutto questo, assolutamente, io sono per i diritti di tutti. Ognuno deve amare e fare quello che vuole nella propria vita, senza alcun tipo di problema. Relazioni tossiche. Tantissime persone si trovano dentro a delle relazioni tossiche senza neanche sapere come ci siano arrivati. Io non ho mai vissuto una relazione tossica. Mi è capitato di recente, anche relativamente, vedere trasformare il rapporto con una persona con la quale avevo chiuso una relazione, ma con cui ero rimasta bene o male in buoni rapporti, diventare qualcosa di tremendamente tossico per me. E questa è la parte personale alla quale non volevo arrivare, ma ci siamo arrivati, quindi ormai ci siamo dentro. Uscire da un rapporto, una relazione tossica, non è facile e ci vuole una forza di volontà incredibile. Perché poi quando ci sei dentro 9 su 10 stai giustificando l'altra persona e non ti sembra neanche così grave, tra virgolette, la situazione, ma prima o poi arriva quel qualcosa che te lo fa capire. Nel mio caso sono arrivata a mettermi in discussione totalmente, cioè io ho proprio svalutato la mia persona. È una cosa molto brutta da dire. E non pensavo mi potesse succedere a 21 anni suonati, però mi è successo, cioè ho dato potere ad un'altra persona di farmi sentire in questo modo, e quando me ne sono resa conto mi sono, cioè proprio mi ricordo il giorno in cui ho fatto click e mi sono detta mai più, non permetterò mai più a qualcuno di farmi sentire così. Quello è stato il giorno in cui ho deciso di uscire da questa cosa. E una cosa che voglio dire è, non sentitevi in colpa nel prendere decisioni anche drastiche. Io non sono una persona che blocca sui social, ma l'ho fatto, mi sono ritrovata a farlo, ma l'ho fatto per il mio benessere, per la mia testa, per la mia salute, e perché non bisogna mai dare, cioè, tutto questo potere a una persona, anche se l'avete amata tanto, anche se è una bella persona, quello che volete. Quando una persona arriva a farvi del male, soprattutto magari nemmeno se ne accorge o comunque lo fa in maniera sottile, è persa, cioè lasciate proprio perdere, è difficile, è pesante, è terribile, ma vi assicuro che quello che arriva dopo è mille volte meglio. Quindi questa è la cosa che mi sento di dirvi, non abbiate paura di fare anche voi quel click. Lo state facendo per voi e questo vale tutto, tutto quanto. Come hai conosciuto Julian? Questo fa molto ridere, vorrei che lui fosse qua perché sarebbe divertente parlarne insieme. Ma se volete potremmo anche farlo tipo una sorta di ask insieme. Fatemelo sapere, che nel caso lo coinvolgo volentieri. Come ci siamo conosciuti? Eravamo amici quando appunto avevamo 15 anni più o meno, e lui era il fidanzato di una mia amica. Non siamo più amiche da un sacco di tempo, non ci parliamo da un po' di anni ormai, siamo cambiate molto, una da una parte, una dall'altra, ciao, e non ci siamo mai, cioè abbiamo chiuso malamente, non ci siamo mai più sentite. E Julian era il suo fidanzato e io ero impegnata appunto invece con il mio primo fidanzato. Ci eravamo conosciuti così ed è stato carino perché appunto inizialmente ci vedevamo solo nelle uscite di gruppo, tipo uscite a 4, cose così, e fa molto ridere pensandoci ora perché appunto era anni fa, nessuno dei due avrebbe mai pensato che saremmo finiti insieme un giorno. Poi per un po', quando lui ha chiuso con la sua fidanzata, io avevo chiuso col mio, non ci siamo più sentiti, visti, perché non c'era più occasione, non c'era più quella colla, no? Quelle persone che ci univano. E poi a caso una volta
qualche tempo dopo ci siamo visti per suonare e cantare insieme, perché lui ha visto che io suonicchiavo e cantavo un po'. Lui è un pianista bravissimo e quindi mi aveva proposto appunto una sorta di collaborazione, e trovate anche ancora sul mio canale il video di quella collaborazione. Quello è stato il giorno in cui ci siamo rivisti dopo un'eternità e siamo diventati proprio amici, quindi abbiamo iniziato a uscire, a vederci e basta. Poi finché un giorno non ci siamo svegliati e abbiamo detto cioè mi piaci in effetti. Come viene trattato l'argomento sessualità all'interno della tua famiglia? Molto liberamente. Mi ritengo piuttosto fortunata perché so che l'argomento sessualità è un tabù ancora in molte famiglie. Noi, vuoi che siamo cresciute io, le mie sorelle e mia madre, basta, siamo sempre state solo noi quattro, quindi tutte donne, ma mi sono sempre sentita molto libera di parlarne, e anche le mie sorelle comunque. E mia mamma anche con noi c'è sempre, non ha mai avuto appunto, non ci sono mai stati tabù. Ogni volta che avevo una domanda rispondeva tranquillamente, cose, ci ha sempre informato, siamo sempre state tutte molto anche attente. Sono proprio fortunata, viene vissuto liberamente per qualsiasi cosa, anche quando c'è stato qualche intoppo, problema, insicurezza, ne abbiamo sempre parlato tra di noi. A volte scherziamo, chiacchieriamo proprio appunto apertamente, infatti mi fa molto ridere perché magari tipo se viene il mio ragazzo, se vengono degli amici, io sono tipo raga è tutto normale, non vi preoccupate. Però no, sono contenta di questo perché mi ha permesso di viverla molto liberamente, tranquillamente. La sessualità è una cosa che a me piace, nel senso è proprio una parte della mia vita che mi piace, la vivo in tutta serenità. È possibile smettere di sentirsi nel posto giusto con una persona che si crede di amare? Sì, è possibile, ma perché non la si ama più? Oppure non la si ama più nel modo in cui la si amava prima? Perché quando ami una persona e l'ami davvero, la senti sempre come casa e la senti come posto giusto. E magari ci sono delle volte in cui ci si sta un po' sulle palle a vicenda, però sono fasi più che altro. Finché si riesce a ritrovare quel senso di appartenenza, di casa, secondo me va tutto bene. Quando non ci si sente più nel posto giusto è perché non c'è più quella cosa. L'ho provato anch'io ed è stato straziante, perché appunto non era qualcosa che volevo, ma ripeto, quando una relazione finisce perché deve finire. E quindi questo è quanto. Conta la differenza di età in amore? Allora, secondo me dipende da quanta differenza di età, perché se tu mi dici, non lo so, ho 17 anni e sono innamorata di uno di 22, buon per te, nel senso è un tipo di differenza che si nota di più, senz'altro, quando si è più giovani, ma già avere 5 anni di differenza, 20-25, vabbè, benissimo, cioè è tempo di diventare maggiorenni, ecco, poi più o meno dai 18 in poi è più facile. Quindi è un tipo di differenza di età che si può sentire di più in certi periodi, però se già mi parli di 10-15 anni, 20, quelle sono differenze di età molto importanti. Credo che sia molto soggettivo, perché comunque se ti innamori di qualcuno e sai per certo che quello è l'amore della tua vita, che quella è la tua persona, non puoi lasciarti, cioè da una parte mi dico non ha senso lasciarsi fermare da un gap di età, anche se è tanto grande. Però penso che in quel caso ci sia bisogno di fare un grosso lavoro con se stessi, e bisogna essere sinceri e tenere a mente che quei 20 anni di età magari non li senti adesso, che tu hai 20 anni, sei fresco e giovane o fresca e giovane e questa persona ne ha 40, quindi è una donna o un uomo maturo, ma quando, non lo so, tu ne avrai 50 e questa persona ne avrà 70, sarà già molto diverso. Quindi secondo me è una cosa di cui, cioè, che va tenuta a mente. Poi io non mi ci sono mai trovata in una situazione del genere, quindi non, cioè, qui mi fermo perché non entro in merito, non ne so abbastanza e non mi ci sono trovata. Però conta e non conta. Allora direi che leggerò l'ultima domanda.
che ti è mai capitato di capire in ritardo di aver amato qualcuno quando ormai era troppo tardi? Credo di no, cioè per come mi hai posto la domanda mi sembra proprio di capire parli di una relazione o di una cosa che non è mai iniziata perché hai capito tardi di aver amato quella persona. A me non è mai successo, ma per il semplice motivo che credo di non aver mai amato una persona lasciandola andare, cioè nel senso quando mi sono accorta di amare qualcuno ho fermato tutto il tuo ehi, parliamone e ho iniziato così le mie relazioni, che veramente le mie relazioni sono state pochissime, raga, però tutte nate appunto in maniera naturale, da un sentimento vero che provavo io, che provava l'altra persona, chi più chi meno, e però penso che no, cioè tra virgolette non si possa capire in ritardo di aver amato qualcuno perché quando ami qualcuno non lo lasci scappare, non ce la fai proprio, ti viene male al cuore pensare di fare una cosa del genere. Poi magari non è così, magari invece c'è la possibilità che certe cose capitino. Ho creduto di amare ancora qualcuno, convintissima tra l'altro, proprio sì. E poi mi sono resa conto, quando ne ho avuto la possibilità, che non amavo più quel qualcuno, amavo i ricordi che avevo con quel qualcuno. E l'idea che avevo di noi due, ma era un'idea congelata, era una parte di ricordo congelato nel tempo che credevo fosse ancora presente, ma non era presente, era una cosa del passato. Io ho un po' di problemi con presente, passato e futuro. Questo posso dirti però che mi è capitato. Credere di amare ancora qualcuno e che fosse troppo tardi, ma non era così. Quindi se ti accorgi di aver amato qualcuno, no, magari ti accorgi che ti sarebbe piaciuta l'idea di voi due insieme o che hai la curiosità di sapere come sarebbe stato se. Però il cosa sarebbe accaduto se è una cosa terribile, io ti consiglio di starne alla larga perché ti fa entrare in dei tunnel enormi dai quali poi è difficile uscire. Bene, allora io ho quasi finito il mio cappuccino che è freddo e ho parlato tantissimo, quindi spero di non avervi annoiato, ma mi avete fatto delle domande molto belle e c'era molto da dire più che altro, quindi ho provato ad essere sintetica, ma non è una mia dote, diciamo. Se vi fa piacere vedere altri video in cui chiacchieriamo, quindi un'altra tazza di tè con Vanessa, oppure un video con Julie, visto che qualcuno me l'aveva già chiesto in realtà, fatemelo sapere e provvederò assolutamente. Spero di aver soddisfatto le vostre curiosità. Io vi mando un bacio grande, noi ci vediamo alla prossima e vi invito a seguirmi sui vari social se vi fa piacere, in particolare Instagram, sul quale sono molto attiva. Un bacio grande.